Musica ora perché domani si terranno in Brianza le finali del concorso dedicato ai giovani talenti che da giorni davanti a una giuria si esibiscono con violino e pianoforte. Teofil Milenkovic ha solo 13 anni, ma quando suona tiene bene a mente il consiglio di suo papà Zoran, famoso musicista serbo. Mente fredda, cuore caldo, in poche parole. Sì, si deve mantenere la calma, ma lo spirito giusto. Nato a Frosinone, vive vicino a Rovereto. All'età di 2 anni avevo un piccolo violino, non facevo niente, lo distruggevo, ma comunque mi ispiravo. Per il concorso internazionale Città di Barlassina, dedicato ai talenti dagli 8 ai 17 anni, ha scelto il concerto numero 5 in re maggiore di Mozart. Probabilmente avrò qualche speranza. E vabbè, naturalmente l'importante è provare, guadagnare esperienza, migliorare e cercare di vincere, quello è sicuro. È tra i favoriti per le finali di sabato 18 maggio. 60 prodigi del violino e del pianoforte, 20 nazioni rappresentate, 6 giorni di musica per la prima edizione di Young Talents with Orchestra, voluto dalla BCC di Barlassina, che ha scommesso sui giovani coinvolgendo tutta la Brianza. Non è solo Barlassina, ma anche tutti i paesi limitrofi che hanno partecipato con le famiglie che hanno ospitato questi ragazzi e gli accompagnatori dei ragazzi. Tutti accompagnati da mamma o papà, per molti l'emozione della prima volta. Io ho suonato il Mozart e mi sono trovata un po' agitata. Sì, vero, tranquilla. Ne ho fatti già altri e sì, di solito arrivavo sempre prima. Sotto gli occhi attenti di una giuria internazionale, 15 lombardi in gara per la sezione pianoforte e 4 per il violino, tra cui Elena Sandon, 17 anni, di Robecco sul Naviglio. Vorrei diplomarmi in solismo, però si vedrà, insomma. Per arrivare dove? Alla Scala? Sì, sì, speriamo.